Non abbiamo fretta di fare nulla, abbiamo la rosa molto competitiva, è una squadra letteralmente al completo, per cui non abbiamo fretta di fare nulla sostanzialmente. Complimenti, complimenti a questa Juventus che anche questa sera ci ha deliziato con una grandissima prestazione. E niente ragazzi, io di questa Juventus non mi fido perché me la potete raccontare di qualsiasi cosa, che 7 vittorie consecutive, clean sheet, difesa ritrovata, però poi vedi, basta una partita sbagliata e i 10 passi che hai fatto in avanti li rifai indietro. Stasera si spengono totalmente le speranze scudetto. Se c'era ancora qualcuno che aveva qualche speranza scudetto, perché io dal pareggio contro il Crotone ho detto che questo non è il nostro anno. Non è il nostro anno e questa squadra non può vincere lo scudetto. Una squadra che vuole vincere lo scudetto non ha questo atteggiamento in questa partita qui. A prescindere dal secondo tempo, ma non si può regalare un tempo all'avversario. Anche se il Napoli pressoché non è che abbia fatto chissà che. Però non sono atteggiamenti da squadra che vuole vincere lo scudetto. Che poi questa partita, ragazzi, stavi fino a domani mattina a tirare in porta, non segnavi, perché questa è la classica partita. La classica partita dove tu puoi fare pure 30 tiri in porta, non segni. Non segni, neanche a porta vuota avresti segnato questa sera. Quindi, ragazzi, al Napoli mancavano 7 calciatori, 7 calciatori, anzi 8, perché anche Ospigna si è andato ad aggiungere alla fine. 8 giocatori mancavano un altro. 8. Quindi ragazzi, questa sera non mi trovate alibi, non mi trovate scuse, ragazzi, questa sera l'unica cosa dove vi potete appigliare è che è una partita che questa sera, diciamo, come tiravi non segnavi, ma non è l'atteggiamento giusto di una squadra che vuole vincere lo scudetto, punto e basta ragazzi. Pirlo come al solito si è fissato con il mongoloide di Bernardeschi che deve giocare titolare. Volete capire che quello non serve un giocatore? Quante cazzo di partite deve fare Bernardeschi per capire che non serve? Quante partite deve giocare Bernardeschi per capire che non è da Juve? Quante partite deve giocare Bernardeschi per farvi capire che ce n'è a fanculo da sta squadra? Cosa abbiamo fatto di male noi per far giocare Bernardeschi titolare? Gli altri hanno Gnabry, hanno Sané, non ho mai giocato che Bernardeschi, McKennie sempre dalla panchina, ma c'aveva un problema all'anca, ma che cazzo me ne frega a me, Barella io che titolare tutti i partiti, ma guardate Barella gioca a titolare tutte le partite, non sarà mai capitato che Barella con una distorsione ha giocato lo stesso, non sarà mai capitato, no? Ragazzi, ma dovete finire di trovare scuse, sembra l'acco cool. Basta, scuse non ne dovete trovare. Non ne dovete trovare. Una vita sempre difende a spada a tratta. Mo difendi da qui, mo difendi da qui là. Oggi Pirlo ha sbagliato. Ha sbagliato, punto. Poi Kulusevski, logicamente, i cambi sempre troppo tardivi. Sempre troppo tardivi i cambi. Sempre troppo tardivi. Kulusevski, tu già me la scaffa o 60esimo, non come un mito o 76-70, che ne fai? L'ultimo, tu mi hai detto a me, ma l'ultimo è 10 minuti, che cazzo pretende do giocatore? Che pretende? Peggiore in campo questa sera, ragazzi, non me ne vogliate, Giorgio Chiellini è stato veramente il peggiore in campo, ha fatto una partita da merda. Una partita da me. Che cazzo di bisogno c'è? Che bisogno c'è di allargare le braccia in area di rigore? Che bisogno c'è? Te è proprio un vizio, voglio. Sto cazzo di Chiellini te è proprio un vizio dell'area uraggio. Ma che bisogno c'è? Ma che cazzo aveva fare Akmani girato di spalle alla porta? Che aveva fare Akmani? Che aveva fare l'Arakmani? Che aveva fare? Te un vizio, sembra che sta cazzo di braccia a proteggere. Oh, tu questo lo puoi fare a centrocampo, ma noi nell'area di rigore 2. Morata pure, ragazzi, Morata, pure tu stasera, Morata.
quel contropiede al primo tempo, 4 contro 3, Chiesa sulla sinistra, Quadrato sulla destra, passa sta cazzo di palla, che cazzo fa? Che la che per fui, che la che per fui, alza la testa, guarda, quando giochi guarda, alza la testa, guarda, non calare sempre la testa e corri. Chiavesi un po' che sta che per, spieghi di Eled. Avete visto ragazzi quando ci manca Arthur a centrocampo? Avete visto quando ci manca Arthur? Stanno i cristiani che dicono che Arthur è un Pjanic 2.0. Intanto quando ci manca Arthur a centrocampo, vedete come si gioca a centrocampo. Vedete come si gioca. Rabiot e Bentancur, i passa a te e tu passa a me. I passa a te e tu passa a me. Arthur, la palla non gliela togli. Verticalizza il giusto. E quando deve fare delle verticalizzazioni, nel senso dei passaggi filtranti tra le linee, li fa, è l'unico che li fa. Con il giusto atteggiamento, con la giusta precisione. Guardate la partita di Supercoppa, ragazzi. Guardate la partita di Supercoppa con Arthur e McKennie a centrocampo. Che differenza con oggi. Finita, ragazzi. È finita per lo scudetto, ma io ve l'avevo detto già. Mettetevi l'anima invece, perché tu quest'anno un scudetto non vince. Non vince. Una squadra che vuole vincere lo scudetto non ha questo atteggiamento. Qua deve entrare in campo e si deve mangiare gli avversari. Invece sempre a 2 all'ora, attacca e tap. Anche sull'1-0 per il Napoli, a 2 all'ora, attacca e tap. Chi passa a te, tu passa a me. Quello passa a quello, quello passa a qui. Ma veramente fate, ragazzi? Ma voi veramente pensavate di vincere lo scudetto quest'anno? Veramente pensavate di vincere lo scudetto? Poveri illusi che non siete altro. Poveri illusi, ragazzi. Poveri illusi che non siete altro. Non è veramente un scudetto. Non è veramente. La partita in main. E che fa? Pure che vince la partita in main. Sta sempre 7 punti a 3. La vince però. La vince. La partita in main. La vince. Ragazzi, il buongiorno si vede dal mattino. Punto. Pirlo se ne deve mangiare di pane duro ancora. A voglia, ne deve perdere di partite Pirlo prima di capire. Pirlo non ha perdere di partite prima di capire certe cose. Uff, ragazzi, uff, uff. Un Napoli manca gli 8 giocatori. Non trovate scuse, ragazzi. Gli 8 giocatori mancavano un Napoli. A te chi ti mancava? Arthur, Dybala, Bonucci stava in banchina e Ramsey. Ma non è un calciatore determinante, Ramsey. Bonucci, uguale. Gli unici e due sono Arthur e Dybala. Dybala quest'anno. Arthur, o Napoli mancava Manolas, Koulibaly, Yusai, Demme, Mertens, quell'altro là, Ospina, Goulam. Ragazzi, non trovate scuse oggi, non trovate scuse, perché oggi non potete dire proprio niente. Non si può dire niente oggi, ragazzi. Diciamo che nel complesso la sconfitta non la meritavamo, forse era più giusto il pareggio, perché la Juventus al secondo tempo ha fatto qualcosa, diciamo, ha creato 3-4 occasioni per pareggiare. Però ragazzi, è anche l'atteggiamento della squadra, cioè tu non puoi lasciare, non puoi un primo tempo non giocare, ragazzi, non puoi. Il primo tempo va bene da 0-0, però vedi quella cazzata di Chiellini, perché le partite purtroppo sono determinate anche da episodi. È così. Con quella cazzata che ha fatto Chiellini, ha regalato il rigore al Napoli. Poi non è che tu hai un gioco, diciamo tra virgolette, fluido, veloce, quando ribalti, cioè i calciatori intelligenti, nutri i mongoloidi. Purtroppo si è fatto male anche Quadrato, uscito, ma speriamo che non sia nulla di grave. Quadrato, Danilo mi è piaciuto nel contesto, ha fatto un buon secondo tempo, è entrato bene in partita. Qua, vedi, quando i calciatori entrano e ti giocano 45 minuti, ma quando tu a Kulusevski mu pigli e mu metti l'ultimo 10 minuti, 12, 13, che cazzo andava a fare? Andava a fare. E va bene, ragazzi. Prendiamoci questa sconfitta. Non ci attacchiamo, come al solito, agli alibi. Alibi non ce ne sono, ragazzi. Noi non siamo come gli altri.
Si spengono qui i sogni scudetto per la Juventus. Ma io sinceramente già mi ero messo il cuore in pace. Io ti ho detto, già dalla partita contro il Crotone già avevo capito l'andazzo che stanno con me. Poi vedi gli infortuni, quelli, quell'altro. Non è una stagione per noi ragazzi, e ce lo meritiamo anche, perché se hai un dirigente che dice che tu ti arrosa competitiva e ti arrosa al complete, meriti di prenderlo in culo, eh? È giusto che sia così. Io vi auguro un buon proseguimento di serata a tutti, sempre fino alla fine forza Juventus ragazzi, e ve l'ho detto, non vi illudete quest'anno, perché quest'anno un cambio niente, niente roba per noi. Ciao ragazzi, alla prossima.